quelli in minoranza che vogliono creare problemi o far confusione, io penso che sarebbe anche difficile poi, vista quella reazione dei più, andare a fermare la partita, perché poi si dà forza alla maggioranza. Sono i bambini quelli penalizzati, sono quelli che vogliono vedere la partita, sono quelli che per Natale invece di stare a casa sono venuti allo stadio perché hanno fatto vedere che fa stare in famiglia, in poltrona, sì, a mangiarsi il panettone, però poi gli piace andare a vedere quello spettacolo lì, è un intrattenimento che si gradisce. Io oggi a mia figlia, quando gli ho detto, babbo, perché non posso venire a vedere la partita? E che gli racconti? Lei voleva venire a vedere, ed è brutto privare tutta quella passione che c'è all'Inter dietro di una partita come quella di stasera e di uno spettacolo come quello di stasera. Non ci si può stare dentro uno stadio così. Prego, a destra. Buonasera mister, due cose volevo chiederle. La prima, come ha visto nel primo tempo Lautaro e Riccardi, visto che non giocavano dall'inizio dalla partita di Reggio Emilia, e poi la seconda cosa, visto che siamo comunque nel mezzo del mercato e si parla tanto di Miranda, volevo chiederle, ma lei Miranda ha espresso il desiderio di andare via o non ne avete mai parlato, o invece l'ha detto che vuole restare fino almeno alla fine della stagione? Allora, Lautaro Icardi nel primo tempo secondo me possono far meglio. Io parlo da un punto di vista tattico, da un punto di vista di scelte. Abbiamo sofferto un po' il palleggio lì in mezzo, perché ogni tanto a palleggiare lì in mezzo eravamo uno di meno, e anche nel secondo tempo non è stata una manovra che ha determinato di poter mettere in discussione quello che abbiamo fatto fino a questo momento qui. Quello che abbiamo fatto fino a questo momento qui è la cosa giusta per quello che si è visto stasera. Per cui hanno fatto bene, perché poi sono entrati tutti in una maniera corretta, hanno dato continuità a questa maturazione che si dice sempre, perché si sono fatti trovare pronti, hanno fatto bene fino a che non hanno messo al sicuro il risultato. Poi pensavano che il Benevento abbassasse un po', invece qui gli va fatto i complimenti al Benevento e alla squadra di Cristian Bucchi, perché loro hanno continuato a giocare la partita e si sono meritati questi due gol che hanno segnato. Per quanto riguarda Miranda, secondo me è sempre un problema di quello che si sente dire e di quello che si riesce a raccattare con le amicizie che si hanno. Nell'Inter ci sono queste amicizie di quelli che poi fanno uscire delle cose, però allo stesso tempo, pur di far uscire delle cose, si mettono al bordo del gruppo, ai bordi della squadra, e di conseguenza indeboliscono l'Inter. Quelli che fanno uscire le cose indeboliscono l'Inter. E se Miranda ha detto così, l'ha detta a qualcun altro, a me non me l'ha detto. Miranda si è sempre allenato molto bene e ogni volta l'ho usato, ha fatto quello che deve fare, perché è un professionista serio. Per cui ci racconti lei quello che ha sentito dire, perché è più una questione sua. Noi, se ne verrà, me lo dice lei, per cui se me lo racconta lei si sa qualche cosa e si sa dove andare poi a parlare. Sì, ma a me a volte per quello che leggo e per quello che è vero, mi sembra che mi dicano: guarda, che non tu sei te, tu sei un altro. E non è vero quello che tu pensi un'altra cosa. E invece no. Sono quegli altri che pensano un'altra cosa. Io lo so quello che penso io e quello che è il mio modo di ragionare, il mio modo di fare. Però mi voglio cambiare vestito. E non è così. Prego, dietro. Buonasera mister, Massimo Canta, Carta Canta Web. Volevo chiederle, ieri
diceva che l'Inter fa bene a tenersi stretti sui pezzi pregiati, ha citato Nainggolan, Icardi e Skriniar. Io ho visto molto bene Perisic questa sera, che so che di cui lei ha grande considerazione, volevo sapere cosa ne pensasse. L'ho visto con molta convinzione e molto in crescita soprattutto. Ha fatto bene sotto l'aspetto della corsa, sotto l'aspetto dei rientri, del fare blocco squadra, ha fatto molto bene, perché poi, avendo fatto questa scelta qui, da parte di Candreva e di Perisic c'era sempre da dover fare il sottopalla, perché Lautaro è un attaccante e si comporta da attaccante, per cui a volte non è riuscito a rimontare addosso al play basso degli avversari, e lì poi bisogna uscirci con un mediano, e se non tu hai gli esterni che rientrano e vengono a giocare al fianco di questo mediano che ti rimane basso, poi si può andare a soffrire e a subire il palleggio anche contro squadre con meno qualità, come è successo in alcuni momenti stasera. Per cui Perisic ha fatto un buonissimo lavoro, ha fatto una buona partita, ha nel motore ancora roba, e bisogna andargliela a acchiappare, bisogna andargliela a trovare, perché ce l'ha, e perché, come si è visto in precedenza, ce la può mettere a disposizione questa forza. L'ultima, dov'è il microfono? Prego. Prego, prego. Non vedevo dov'eri. Cristian Giudici, calciomercato.com, buonasera. Oggi dietro ho giocato Ranocchia con Skriniar, la stessa coppia di Inter-Benevento dell'anno scorso, che segnava una svolta positiva dopo un periodo difficile, tra l'altro segnarono tutti e due. Ecco, lei tempo fa, parlando di Skriniar, disse: fossi nel Barcellona o nel Real Madrid, direi quanto costa? 80, ne offrirei 100 e rilancerei 120. Lo stesso discorso si può fare dal punto di vista Inter per i rinnovi, nel senso: quanto vuoi? 5? Bene, ti do 6. O Icardi, vuoi 8? Ti do 10. Oppure subentrano altre dinamiche? No, subentrano altre dinamiche, perché poi bisogna andare a creare un equilibrio con quello che è il trattamento che usi verso alcuni calciatori. Ecco, grosso modo parte poi il campionissimo, che viene riconosciuto da tutti i campionissimi, perché ce ne vuole più di uno, dei calciatori che hanno una grande personalità e una grande qualità in una squadra forte. Però non ce la fanno, nel senso, nessuno ha i soldi per pagare Skriniar, perché Skriniar rimane qui. Per cui è fuori prezzo per tutti.